actually, the position of Vyas is it is a position, and so in different ages, then different personalities play the role of Vyas. Cioè la diversa terra è una posizione, per cui in diverse epoche c'è una personalità diversa che gioca il ruolo di diversa terra, quello che scrive Irena. And that person is empowered by Krishna to manifest the Vedic scriptures. E quella persona viene potenziata da Krishna per manifestare le scritture vediche. So, in the previous age, the Vyasadeva was Parashara Rishi. Quindi in una epoca precedente Vyasadeva era Parashara Rishi. That is the Vyasadeva's father. Ovvero il padre di Vyasadeva. Our Vyasa now. And in the next age, the Vyas will be Ashvatthama. E nella prossima epoca Vyasadeva sarà Ashvatthama. So, and in this age, where see Krishna has appeared, and then afterwards Chaitanya Mahaprabhu, then Krishna himself becomes Vyas. In questa epoca in cui Krishna è apparso, so in the Bhagavad Gita, Krishna said, Vedanta Krit Veda Vidaiva Chaham. I am the compiler of the Vedanta Sutra. In questa epoca qui è Krishna stesso che prende il posto di Vyasadeva. Vyas is called Sri Krishna Dvaipayan Veda Vyas. Per questo Vyasadeva è chiamato Sri Krishna Dvaipayan. E nella Bhagavad Gita Krishna dice che in un verso che è lui stesso che scrive i Veda in questa epoca. Radha is Krishna's Shakti. La domanda è in che modo Radharani è la Shakti, l'energia di Krishna. Everything which is going on by Shakti. Ogni cosa che avviene, avviene grazie alla Shakti. You can see things by the power of sight. Voi potete vedere le cose per il potere della vista. The sun is shining, giving power of heat and light. Il sole brilla dando il potere del calore e della luce. When you eat food, you can digest it by the Pachan Shakti, the power of digestion. E quando voi mangiate potete assimilarlo grazie al potere della digestione. So all activities, they're going on by Shakti. Quindi tutte le attività avvengono grazie alla Shakti. But he said, we mentioned yesterday, ekam eva paramam tattvam subhavya kacincha shaktya, that the absolute truth is one. Ieri abbiamo menzionato che la verità assoluta è una. So, the shakti of that absolute truth is also one, from which all shaktis have come. Quindi anche la shakti di quella verità assoluta è una e da essa tutte le altre shakti vengono. So, just as Krishna is one, his one shakti from which all other shaktis have come, is Radha. Così come Krishna è uno, anche la sua Shakti, dalla quale tutte le altre Shakti vengono, è Radha. So Radha Purna Shakti, Krishna Purna Shaktiman, Dvi Vastu Ved Nai Shastra Praman. Krishna is Purna Shaktiman, the complete possessor of Shakti. Krishna è il completo possessore di tutte le energie. And Radhika is the Purna Shakti, the complete Shakti. E Radhika è la completa Shakti, la completa energia. See, Krishna's body is a Satchidananda. It is the condensed totality of all eternity, knowledge and bliss. Il corpo di Krishna è Satchidananda, è la totalità condensata di tutta la conoscenza, l'eternità e la felicità. So Radha Krishna Pranaya Vikriti Ladini Shakti Rasmare Katmanavapi Bhuvi Puradhei Habedam Gathoto. When the Ananda Angsa, the Ananda portion of Krishna's own form is manifest outside, this is called Ladini Shakti. Quando la potenza Ananda di felicità spirituale di Krishna che è al suo interno si manifesta al di fuori di lui è chiamata Ladini Shakti. Ladini rasar prem prem sar bhav bhav paramakasta nam mahabhav mahabhava surupa sri radha takurani sarvaguna kani krishna kanta shiramani. So the tiniest fraction of that pleasure potency that came out from the body of Krishna is called Shraddha, faith.
E la più piccola porzione di quella Ladini Shakti che fuoriesce dal corpo di Krishna, quella porzione della sua energia di felicità spirituale è chiamata Shraddha, fede. And when it becomes more condensed, it becomes Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Natraviti, Nishtha, Ruchi, Asakti, Bhav, and the essence is praying. E quando diventa più condensata, diventa tutti questi stadi fino al prema, l'amore puro. So the stages of bhakti are actually the potency of joy coming from Krishna's own body. That's why bhakti can please Krishna, because it's his own joy. Quindi tutti questi stati della devozione, questa devozione è quella potenza di piacere, di felicità di Krishna che viene dal suo stesso corpo spirituale. Per questo una persona con l'amore puro può dare piacere a Dio, perché è una sua stessa energia spirituale. So praying pure love also becomes more and more condensed. Praying, sneha, man, pranaya, rag, anurag, bhav, mahabhav, rudabhav. E poi anche l'amore puro in sé poi può diventare ancora più condensato. And the highest, the most condensed form of prem is called Madanakya Mahabhav. Il Madanakya Mahabhav è il tipo di amore puro spirituale più condensato di tutti. So all the stages of love are only see Krishna's ananda, Krishna's own joy manifested outwardly. E tutti gli stadi dell'amore spirituale sono l'energia di Ananda, di felicità spirituale di Krishna, del suo stesso corpo, manifesti al di fuori di And all those stages of love are amurt. E tutti questi stadi dell'amore that means having no form. Spirituale sono amurt, ovvero non hanno una forma. But when that love it becomes murta, has a form. Ma quando questo amore diventa così denso che prende una forma. When the abstract becomes concrete. Quando questo astratto diventa concreto. Then Mahabhava Surupa Sri Radha Thakurani. The form of the highest, most intense love is called Radha. La forma del tipo più intenso e più alto di questo amore, quando diventa denso in una forma, quella forma è Sri Radharani stessa. So she is Mahabhav. Only, inside, outside, everywhere. Lei è completamente fatta di questo amore spirituale chiamato Mahabhava, all'interno, all'esterno, ovunque nel suo corpo. Just like if you melt sugar and put it in a mold and make a sugar doll. Così come se prendi dello zucchero e del caramello e fuso e lo metti dentro una formina e fai una bambola di zucchero. Then in that sugar doll, the face is sugar, the hands are sugar, the feet are sugar. In quella bambola ogni parte del suo corpo è fatto di zucchero. So in the same way Radharani is only Mahabhav. Her hands are Mahabhav, her face is Mahabhav, her feet are Mahabhav, everything. She's just made of love. E allo stesso modo Radharani è solo fatta di amore, di Mahabhav. So in this way should think that Radhika is the Krishna Shakti. So, quindi in questo modo dovreste comprendere che Radhika è la Shakti, l'energia di Krishna. So just as we were discussing yesterday that see Krishna's expansion as a Vasudeva in Mathura. That's his Vaibhav Prakash. Ieri noi in Mathura o Dwarka. Vaibhav. Ieri parlavamo di come l'espansione di Krishna a Mathura è un Vaibhav Prakash, una sua espansione. And see Krishna's expansion in Vaikuntha is his Vilas Murti. E l'espansione di Krishna Vaikuntha è un Vilas Murti. Vaibhav Vilas. Vaibhav Vilas. So in the same way, as Krishna is expanding in these categories, so Radharani does also. E come Krishna si espande in queste categorie, e allo stesso modo anche Radharani ha diverse espansioni. So Radharani, her Vaibhav Prakash in Dwarka is Rukmini. Il Vaibhav Prakash di Radharani a Dwarka è Rukmini. And her Vaibhav Vilas in Vaikuntha is Lakshmi Devi. E il Vaibhav Vilas a Vaikuntha di Radharani è Lakshmi Devi. So Sita, the beloved of Lord Ram. E Sita, la moglie di Lord Ram. And all the queens of Dwarka, all the Lakshmis in Vaikuntha, they're all the expansions of Radharani. E tutte le Lakshmi del mondo spirituale, tutte le mogli di Krishna a Dwarka, sono tutte espansioni di Radharani. So just as Krishna is Bhagavan Swayam, the origin of all the other incarnations of God, so Radhika is the origin of all the Shaktis.
Così come Krishna è Bhagavan Swayam, l'origine delle altre incarnazioni divine, Radharani è l'origine di tutte le altre Shakti. Even Durga, the material energy, goddess of material energy, is Radharani's shadow. Persino Durga, la dea dell'energia materiale, è l'ombra di Radharani. So this is the meaning of how Radhika is Krishna. In questo modo Radhika è la Shakti di Krishna. Okay, we'll have more. Prema Kalpalakam. Saki Gana Hoy Karapara Pushpa Patra. These are the important verses related to how the gopis are, the Kaya Viva Rupa Radhika, and how Radhika is like a wish fulfilling vine, and the Sakis are the leaves and the lentils. Mm-hmm. Mm-hmm. So these verses I just quoted are spoken by Lord Ramananda. Chaitanya Charitamrita, Madhulila chapter 8. In the Bengali version, there's the original Sanskrit version. Sakya Sri Radhikaya Braja Komada Madhu Ladini Nama Shakti Prema Sarang Sabalya Kishalaya Dala Pushpadi Tulya Satulya Sthanam Krishna Lila Amrita Rasya Nishaya Ula Santya Mamusyam Jatulla Samsose Chat Shatuguna Madhikam Santi Yattana Chitram. This is the Sanskrit version. How Radhika is the vine which fulfills all Krishna's desires, and the Sakyas are there. Leaves and manjaris. Mm-hmm. So when Krishna, the nectar of Krishna Lila is poured on the vine, then all the leaves and manjaris, they experience 100 times more happiness than if the nectar was directly onto them.